Quindi questo è comunque il lavoro che deve fare già il proprietario fin dai primi mesi in cui ha a casa il proprio cucciolo. Quindi, come noi abbiamo spesso ripetuto, puppy class, tantissima socializzazione, giusto? Ride. Bravi, Giulia ride perché mi guarda. Ormai sono, guarda che Giulia, tu pensi, ma vedi che io sono io orgogliosa ho delle appreso, cose che dici. Ho appreso. Felicissima. Sono partita grazie a Giancarlo, ma al di fuori poi di Quattro Zampe mi piace Giancarlo Spadaccini, non so se Thomas conosce, sì, bene. Vi conoscete. Giancarlo. No, io davvero devo comunque tanto a Giancarlo perché mi ha fatto molta formazione, ma questo al di fuori di Quattro Zampe, perché ovviamente io ho un Weimaraner, quindi insomma di qualche consiglio ne ho anche bisogno, no? E quindi Giancarlo mi ha spesso seguito, questo è nato tutto per delle amicizie in comune nel mondo dei Weimaraner, dell'esposizione e tutto quanto, e poi automaticamente venendo in radio ha continuato indirettamente, come dire, per darle agli ascoltatori, li dava anche a me poi questi tu consigli. Sei stata brava, no? A coglierli. E io ho colto. La coppia Weimaraner e Giancarlo Spadaccini è una coppia già fatta. Voi ditelo pure in trasmissione, voi tutti che avete un Weimaraner, nel caso che Giancarlo sia lì che vi guarda. No, lo so, guarda. Vero. Poi ho istruito alla perfezione, perché il mio bambino, come lo chiamo io, no, Escobar, che ormai praticamente chi ci ascolta sa di chi sto parlando perché è stato qui più volte in studio, ogni tanto me lo porto in radio, insomma è diventato da poco papà e proprio da poco, anzi oggi approfitto per fare gli auguri agli Escobarini che hanno compiuto 3 mesi, quindi i cuccioli del mio Escobar. Nel momento in cui c'è stato l'affidamento, e qui voglio tornare sera veramente, c'è stato l'affidamento alle famiglie, alle nuove famiglie, io ho rilasciato un vademecum a tutte le famiglie, anzi sono partita ancora prima dalla proprietaria della femmina con cui c'è stato l'accoppiamento, poi una carissima amica, con i consigli del tipo mi raccomando fai fare esperienze ai cuccioli, superfici lisce, superfici ruvide, e poi l'esperienza dell'auto carica i cuccioli con la mamma per fargli abituare, tutte cose che ovviamente arrivavano da Giancarlo, che io non avrei mai potuto sapere. Questo è molto molto importante, cioè, tu hai dato dei consigli veramente preziosi, che vanno soprattutto in corrente opposta. Molto spesso quando abbiamo a che fare con i cani giovani sembra proprio che da subito bisogna imporgli delle regole sul non fare. È e invece vero. Già prendere in direzione opposta, contraria, e iniziare a proporre cose, a dargli informazioni è veramente un approccio ottimo di per sé. Assolutamente, assolutamente condivido. E poi ovviamente sto continuando a seguire le famiglie che molto entusiaste mi chiamano, perché poi sanno che io appunto, cioè con me proprio sfondano una porta aperta, quindi mi possono tranquillamente tenere un'ora al telefono che io ci sto, anzi li batto perché li tengo io di più a loro al telefono, perché inizio a spiegargli no ma tu fai così, ma sempre grazie, ovviamente, ripeto, veramente lo devo dire a Giancarlo, adesso a Giulia che sta continuando il prezioso lavoro di Giancarlo qui in radio, ma che poi anche al di fuori, se ho bisogno di qualcosa anche lì faccio una telefonata, un fischio a Giulia e anche lei è subito lì a disposizione a dare consigli. Insomma, io sto cercando di cogliere il più possibile ed è quello che spero che facciano poi tutti gli ascoltatori che ci seguono con tanta passione e dedizione, e che hanno praticamente quasi tutti poi degli animali a casa. Quindi spero che queste cose che noi diciamo facciano lo stesso effetto che hanno fatto su di me, quindi che insomma fanno rivoluzionare un attimino il modo di vedere le cose, il modo di fare. E questo è quanto. Insomma, ho fatto un corso gratuito praticamente. A scrocco. Beh, ho fatto un corso. Ha iniziato a fare. Possiamo da quasi chiamarti collega a questo punto. Vabbè, non esageriamo. No, però Giulia sa che mi piacerebbe, appena riesco un attimino ad organizzarmi a livello di tempo e tutto, entrare nel mondo Siwa davvero, come, cioè nel senso iniziare un percorso che comunque serve a me come persona, indipendentemente poi da questo programma, no? Perché avendo degli animali mi servirà sempre, penso, no? Questa. Sicuramente. E quindi magari poi sì, potrai chiamarmi collega. Vedremo. Usciamo adesso insieme a Giulia, anzi fra pochissimo saranno esaminati dei ragazzi proprio che hanno frequentato il corso Siwa a Milano.
che ci stanno ascoltando, perché glielo ho scritto stamattina. Ah sì? Sì, sì, sono già lì tutti che stanno tremando all'idea dell'esame, ma ho detto, state sono tranquilli. State coppie che hanno fatto un percorso, un percorso di crescita, noi che li abbiamo visti dall'inizio alla fine, sappiamo quanto sono cresciuti insieme e vogliamo proprio, siamo proprio curiosi di vedere dove, cosa faranno poi, perché ogni coppia è un mondo, ha delle potenzialità e può veramente andare in giro e portare delle cose, ognuno la sua, sempre diverse, quindi sono mondi molto belli da incontrare. Una cosa che vorrei dire, se sì, posso? Sì, assolutamente, tanto abbiamo, guarda, ancora 3 minuti, quindi dici quello che vuoi. Parlando di questi mondi, noi fra un po' andremo a giudicare queste coppie, ma il nostro giudizio sarà semplicemente riferito a delle aree di eventuali difficoltà che possiamo notare, perché non c'è un si fa così. Okay. Parliamo di relazione tra uomo e cane che è stata portata a livelli alti, con una comunicazione sempre chiara, con la possibilità esperienziale, come dicevamo prima, con tanti precedenti fatti insieme, ma che è una cosa unica. Quindi staremo ben attenti a vedere quanto il cane si diverte, quanto la persona sa comunicare, quanto la coppia sa fare il tutto in maniera spontanea e senza affaticarsi o mettersi in crisi, ma poi quello che faranno realmente sarà il frutto di un qualcosa di unico loro. Assolutamente, beh certo, condivido assolutamente le parole che hai appena detto, cioè che ogni coppia è un mondo a sé, ed è una fonte poi inesauribile, no? di ricchezza che può essere appunto trasmessa ad altri, a terzi, e quindi far giovare gli altri di questa ricchezza, no? Quindi assolutamente da utilizzare. Per uscire anche da un concetto di pet therapy che è la presenza del cane fa miracoli, insomma. Dici sfatiamo questa cosa? Assolutamente. Non è che arriva il cane, arriva l'animale e... Okay. Anche perché è tutto sulle spalle del cane, poverino, non vorrei essere al suo posto. È vero. Ma infatti Giulia mi diceva che ci sono, come dire, varie modalità di fare pet therapy, no? Ci sono, come dire, anche lì delle scuole di pensiero diverse, ecco, forse è più corretto dire così. Varie realtà. Noi lavoriamo così, altre persone lavorano con magari meno culatezza, quindi viene rispettato meno il benessere del cane. Ci sono delle associazioni che hanno dei famosi cani da box che vengono presi e coinvolti in terapie, ma non hanno poi a tutti gli effetti purtroppo una vita relazionale intensa e quotidiana con il conduttore. Sì, la differenza principale viene appunto da che cosa si pensa che sia la pet therapy poi, cioè se si pensa che la pet therapy sia avere un soggetto che si può manipolare tanto non si lamenta, chiedergli qualcosa tanto l'ha già imparata prima con qualchedun altro e che sta lì a farsi fare bene o male quello che uno pensa di voler fare, è un discorso. Se si pensa che il cane sia portatore di una diversità, sia da conoscere, anche da rispettare nelle sue volontà, sia da osservare nelle sue interpretazioni, cioè sia una controparte, allora tu hai già creato una modalità di crescita della coppia, di training in preparazione e anche di svolgimento della seduta completamente diverso. Naturalmente non ritorno sulle dimensioni di relazione, perché mi sembra ovvio che la differenza stia proprio lì. Il fatto che io penso che il cane possa aprire delle dimensioni di relazione mi dice che non è un oggetto, e il benessere non è una spazzatura, ma è una caratteristica principale.
Ti stiamo perdendo. Ti stiamo perdendo, non so, ti sei allontanato forse un po'. No, no, abbiamo sentito tutto, però forse hai spostato un po' la bocca dal telefono, non so. In qualsiasi caso, no, no, chiarissimo quello che stai dicendo e quindi ricordiamo sempre, ma questo per qualsiasi attività una persona voglia intraprendere con il proprio amico a quattro zampe, anche qui poi amico a quattro zampe lo vogliamo veramente allargare anche a cavalli, tutto quanto. Mi raccomando, pensate sempre che in primis ci deve essere il benessere del vostro amico, quindi coinvolgerlo nelle varie attività sì, però anche lì con le modalità corrette, con i tempi corretti, mai mettere troppo sotto sforzo l'animale, insomma una serie di accortezze, no? Cioè pensiamo di avere un bambino e quindi anche lì non possiamo andare troppo oltre, no? Non si può esagerare, bisogna sempre trovare la misura giusta e appunto pensare al benessere psicofisico del nostro compagno di vita. Assolutamente, il fruitore di un progetto non deve essere un esperto cinofilo, però anche se non lo è, riesce a percepire un cane portato in seduta che è stanco, che è stufo, che è annoiato, okay, e va a inefficiare qualunque tipo di buona progettazione ci sia dietro, quindi il cane deve godersi il momento perché ha energia per farlo, perché ha volontà di farlo. Ricordiamo anche un'altra cosa, che quando, se per caso ci sono dei cani che purtroppo non stanno bene, non vengono coinvolti in attività, anche se quel giorno direi magari hanno avuto qualche problema fisico o altro, ma proprio vengono lasciati a riposo. Quindi questo è sì, una giusta precisazione, ma che io avrei dato quasi per scontato, però giustamente sì, non è, forse non fai tutti i cartelloni, foto e pennarelli. Esatto. Guarda Thomas, mi dispiace davvero, abbiamo veramente terminato il tempo a disposizione, anzi per quanto riguarda i canali del digitale terrestre ci hanno già sfumato, quindi c'è già la pubblicità, chi è invece collegato radiofonicamente ci sta ancora sentendo, ma dobbiamo assolutamente lanciare appunto il pezzo per la pubblicità, perché altrimenti qui è un disastro, insomma intoppiamo tutto. Quindi io ti ringrazio davvero per i preziosi consigli che ci hai dato con questo collegamento e spero che magari in futuro, per altre occasioni, in altre puntate, se avrai voglia, sarai ancora nostro ospite e ci racconterai qualcosa in più, insomma magari qualche aneddoto divertente che adesso non abbiamo fatto in tempo a dire. E che dire, ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per tutto, ecco, a te e a tutta la tua famiglia, che sappiamo poi che è veramente molto vasta. Grazie a voi per l'ospitalità veramente accogliente. Grazie a te Thomas, un abbraccio, un saluto, alla prossima allora. Ciao. Ciao. Allora, siamo pronti per il pezzo musicale, ce l'ascoltiamo subito e poi appena rientriamo razza del giorno Carlino, che ci farà quest'oggi in via del tutto eccezionale la nostra carissima Giulia. Rimanete con noi, adesso ci ascoltiamo come promesso un brano un po' più movimentato, sempre spagnolo. Te la ricordi la camisa certo. Negra? Ok, sì, allora ascoltiamo. Sì, si chiude, che non è proprio de bajo tengo el difunto, per chi conosce lo spagnolo vuol dire che sotto c'ha il morto, però fa niente. Però è vero, è così, eh? Era giusto per continuare l'allegria sull'onda delle canzoni. No, però vabbè, alla fine è molto, cioè vabbè, Juanes è un personaggio molto particolare, eh? E questa canzone però ha avuto un nel sacco 2006 ha avuto un sacco di successo, mi ricordo canzone poi estiva, io l'associo molto alle vacanze estive questa canzone. Guarda, ai tempi io lavoravo al Festival Latinoamericano la sera e quando era venuto lui aveva fatto un pieno che non sapevamo più dove metterli, nel senso persone cavallate uno sopra l'altro. No, una bella canzone allegra, ritmo allegro, poi vabbè se andiamo a analizzare il testo insomma a volte è meglio stare non meglio, pensarci troppo, meglio, esatto. Allora io vorrei ovviamente, a parte ricordarvi che siamo sempre qui in diretta su Radio Milan Inter a quattro zampe mi piace fino alle 14:30, quindi la fase finale del programma, adesso parleremo del Carlino che è la razza appunto del giorno, ce ne parlerà Giulia, ma prima di fare ciò io vorrei ricordarvi i dati per mettervi in contatto con noi, quindi se volete scriverci, sms, mandare mail, insomma. Allora, la mail è diretta @milaninterradio.tv,
L'SMS li aspettiamo, anche se sappiamo che oggi ne stanno arrivando un po' pochini, perché abbiamo già detto ci sono i mondiali di esposizione sono canina tutti via, in Austria, insieme e adesso, a Dani. Esattamente, infatti adesso leggiamo un messaggio che ci ha appena mandato Daniele, perché avrà, è lì con il pensiero che sicuro oggi non riesce a fare la razza, non possiamo fare il collegamento telefonico perché è lì incasinatissimo. Adesso leggiamo cosa ci scrive. Comunque, appunto, ricordiamo, ci sono questa esposizione mondiale a Salisburgo in Austria, che la potete seguire anche grazie allo streaming. C'è un link che adesso dobbiamo riuscire a recuperare, perché nessuno di noi si ricorda quale sia il nome di questo link, però potete andare praticamente, lo recuperiamo, promesso. Esatto, lo recuperiamo, lo metteremo sul gruppo e sulla pagina, perché potete proprio seguirli in TV, e quindi è una cosa molto carina perché fanno sempre delle ottime riprese, e quindi è come, è un po' come essere lì sul posto. E per quanto riguarda, beh, i giorni dell'esposizione, ovviamente è già partita, è già iniziata da oggi e si concluderà sabato, se non erro, sabato 19, quindi sono questi 3-4 giorni, questa full immersion de fuego, infatti. Stavo dicendo, quindi vi lascio anche il numero degli SMS che potete inviare, appunto, al 392-8263-444, oppure se preferite farci un colpo di telefono potete chiamarci allo 02-39-65-6565. Se siete più comodi a scrivere invece con Facebook, scrivete sulla bacheca del programma e ovviamente del gruppo e della pagina. Ci sono due pagine, appunto, di quattro zampe, una il gruppo e una la pagina, quindi dove vi pare andate a scrivere, che tanto io qui sono... monitoro la situazione, quindi riesco un attimino a leggerli anche da qui, i vostri messaggi, quindi se siete più comodi fate pure così. E infatti approfitto per leggere un messaggio di Martina Maneia, la ragazzina che settimana scorsa è stata qui con la sua amica Pamela, la mamma di Jojo. Ho sbagliato. E ci correggeva di non chiamarglielo Jojo, perché Jojo, il suo West Island White Terrier, che è stato ovviamente la guest star della puntata scorsa, perché appunto era la razza del giorno, e ci scrive: bellissima puntata, Daniele non ci sei ma non sentiamo la tua mancanza. E poi ovviamente scrive: scherzo, ci manchi moltissimo, un abbraccio a tutti. E ovviamente l'abbiamo già ringraziata qui sulla pagina, appunto, del gruppo. Grazie Martina, ovviamente. Ma sì, Daniele, figurati, già lo sa che ci sarà qualcuno che starà sparando qualche cattiveria su di lui, soprattutto le aspetta da noi le cattiverie. Infatti adesso vi leggo cosa scrive. E invece siamo state bravissime, abbiamo detto, anzi, sì, gli abbiamo fatto anche l'in bocca al lupo. Si stupirà quando riascolterà la puntata. Ci scrive: un saluto dall'Austria, ho solo 15 cani con me, solo ovviamente per dire, no? Non fate troppo le spavalde, questo lo scrive a noi, noi due, io e te, Giulia. Quando non c'è il gatto le tope ballano. Questo ovviamente Dani non poteva non concludere con una così. Va bene, aspettiamo il gatto allora, eh? Esatto, assolutamente, settimana prossima. Io direi, la iniziamo questa razza. Dai, sì, allora chiamiamo il jingle però prima, eh? Jingle! Quale sarà la razza del giorno? E come già detto sarà il carlino, appunto, e ringrazio, anzi approfitto, Marcello Moro, che ha postato due immagini del grande carlino Marcello sul gruppo, cosa che dovevamo fare noi, ma ovviamente lui ci precede sempre. Marcello è super efficace, assolutamente, quindi lo ringraziamo e gli mandiamo davvero un abbraccio. Allora, parliamo del carlino. Per quanto riguarda, appunto, la classificazione standard, fa parte del gruppo 9, cani da compagnia. Okay. Il vero nome del carlino è Pug in Inghilterra, oppure Mop in Germania, che significa musetto. Pensate? Sì, è carino come nome, carino, effettivamente carino. È la prima cosa Pug che noti, non si può non notare di questo esatto, cane. Tutto un po' arricciato. Esatto. È una razza dall'aspetto estetico e dalla storia alquanto singolare. Anche per questa razza le opinioni sulle origini divergono. Sembrerebbe però che, anche se esteticamente ha dell'incredibile, che il carlino abbia le stesse origini del mastino. Ma dai? Mm-hmm. Infatti tutti e due provengono dallo stesso ceppo asiatico. Vedendoli ora sembra impossibile, ma la realtà è proprio questa. Alcuni esperti lo identificano come autoctono dei Paesi Bassi. Infatti ancora oggi in alcuni paesi viene chiamato mastino d'Olanda. Chiamare un carlino mastino d'Olanda è proprio una roba sembra quasi una presa in giro vista la mole. Sì, però esatto. Ma è una teoria priva di documentazione.
Probabilmente invece alcuni navigatori olandesi lo importarono in Europa dalla Cina o dal Giappone, come sostengono la maggior parte degli scrittori. Questa è la teoria che sembra più attendibile, confermata dalle centinaia di raffigurazioni antiche su ceramiche, vasi e dipinti orientali. È in Inghilterra e in Francia però che il Carlino trova la sua notorietà tra le corti dei nobili e dei regnanti, tanto da venire classificata come razza selezionata dagli inglesi. Quindi a tutti gli effetti... una razza anche regale praticamente. Sì, ci sono in effetti, se hai un pochino in mente le iconografie delle case reali, ci sono spesso questi regnanti vestiti... tutti di tutto punto con in braccio il Carlino. È vero, sono appollaiato, sono tipo cuscino da qualche parte. È vero. Come aspetto generale possiamo dire che è un cane di taglia piccola, mesomorfo e brachicefalo, che vuol dire che ha il naso schiacciato fondamentalmente. Esatto. Schiacciatissimo. Schiacciatissimo. Il suo aspetto è molto simpatico ed espressivo nella testa. È costituito in un quadrato, quindi altezza e lunghezza dovrebbero coincidere. Quadrato proprio. Quadrato. Mazzo. Un cubetto. È solido nella struttura, molto compatto e con muscolatura sviluppata in rapporto alle dimensioni. Come standard il suo peso non deve superare i 7-8 kg. Ha un tronco corto, un torace largo e ben disceso. La testa e il muso sono larghe, massicce, di forma arrotondata. Il muso è particolarmente corto e quadrato. Ha rughe vaste e profonde. Il naso è di colore nero e largo. I denti dovrebbero essere regolarmente allineati e completi nel numero e nello sviluppo. Le orecchie sono piccole, morbide, portate a forma di rosa o a bottone. Quindi ho anche un pochino ritorte. Gli arti, sia i posteriori che gli anteriori, devono essere in appiombo con una buona ossatura ben proporzionata e devono essere ben inseriti sotto al corpo. La muscolatura deve essere abbastanza sviluppata ed evidente, soprattutto nell'arto posteriore. Infatti è famoso un Carlino con un po' di culotto, questo aspetto un po' maschiccio quando sporge. Si muove. La linea superiore è dritta e solida e la coda invece è un aspetto che contribuisce molto a contraddistinguere la razza. Deve essere portata arrotolata sulla groppa. È piccolina e corta, è proprio tipo ricciolino, sì, sulla schiena. Ogni tanto quando giocano si rilassano la fanno scendere, quindi possono tirarla giù. Però diciamo che non arriva oltre il ginocchio, per capirci, è proprio un pezzettino. Ci provano ma poi si riarriccia. Il pelo deve essere di uguale lunghezza in tutto il corpo, fine, liscio e lucente, e non deve assolutamente essere duro. Infatti sono molto morbidi quando si accarezzano, è la cosa che si nota di più subito, perché ci stavo pensando anch'io. È quasi, non si direbbe vedendoli così. No, è vero, sono molto morbidi. I colori ammessi sono il fulvo, detto anche albicocca chiaro, con la maschera nera, che è quello... il forse musino più, nero, più, sì, più conosciuto. Quello e anche della uniforme. Foto che ha messo Marcello, esatto. Su. E poi esiste anche la varietà tutta nera, che a me piace personalmente moltissimo. Nero trovo che sia meraviglioso. Sì. I difetti più ricorrenti sono delle misure fuori standard, un occhio chiaro, che invece deve essere nocciolo scuro, una coda portata male, ovviamente monorchidismo, criptorchidismo, cioè soltanto un testicolo disceso oppure i testicoli nascosti in addome, un'ossatura leggera, un soggetto snello, arti corti o troppo lunghi o un tronco allungato. Per quanto invece riguarda il carattere, sapete che io ho un attimo di deformazione professionale, quindi vado sicuramente di più su queste caratteristiche. Vai, certo. Diciamo che sicuramente bisogna sempre tenere ben presente che un soggetto è diverso dall'altro, quindi non possiamo mai fare di tutta un'erba un fascio, quindi non tutti i carlini sono uguali, anzi sono tutti diversi, dipende moltissimo dalla loro selezione, dalla loro educazione, da quello che fanno quando sono cuccioli, dalle loro esperienze, dalle competenze della mamma e dal contesto in cui vivono. Diciamo però anche che loro tendenzialmente sono molto collaborativi, hanno una gran capacità di creare legami interspecifici, quindi tra cani e proprietari, hanno un'alta tendenza a appunto prendersi cura anche delle persone e tendono a essere molto docili. Per contro tendono a non essere molto competitivi, tendono a non avere una forte motivazione predatoria e tendono a non andare troppo in giro a perlustrare i luoghi. Quindi sono, diciamo che sono dire, proprio cani da compagnia a tutti gli effetti. Dove li metti stanno? Allora, sì, ma non troppo. Se vuoi ti presento 2-3 clienti dei miei e non sono così tranquilli. Diciamo in linea generale, massima. Sì. Poi ovviamente in linea generale ogni soggetto hanno... è a sé.
hanno delle attivazioni di livello emozionale medi, quindi non sono cani particolarmente agitati o altro, sempre cani normocomportamentali stiamo parlando. Certo. Che cosa fanno? Loro tendono appunto a esplorare, tendono a comunicare, però tendono sempre a tenere molto in considerazione il proprietario. Sono dei cagnolini di una taglia piccola, anche se poi quando vengono presi in braccio hanno un peso specifico che mai, nel senso che sono veramente dei torelli quando li prendi, sono dei blocchetti, no? Come li tiri su, stanno anche io i cani così, come anche il bulldog francese, no? Li chiamo botticelle, sono dei mattoncini, cioè tu li prendi su, le gambe sono così, quindi li tiri su, hanno le zampe dritte davanti, mi fa morire da ridere. Bisogna fare un pochino attenzione nella selezione, perché come tutti i cani che sono stati molto modificati dall'uomo possono avere delle diverse patologie. Ricordiamo che tutte queste modifiche fatte dall'uomo in realtà nascono come deformazioni che poi sono state fissate, quindi ad esempio anche un naso così corto, una canna nasale così stretta, soprattutto nei soggetti ipertipici, che vuol dire con il naso proprio mini, sì, che praticamente hanno mezzo centimetro di naso, possono avere molti problemi. Con il caldo loro possono avere più problemi, certo, rispetto che altri, perché ovviamente l'aria arriva molto più calda, sì, all'interno, quindi attenzione ai colpi di calore. Evitate di portarli fuori nelle ore più calde. Anche perché si affatica anche il cuore. Si affaticano, poi di sì, possono avere dei problemi cardiaci, possono avere problemi di parato molle, quindi possono russare moltissimo. Tipo di notte senti dei versi, Carlini. Vedi, Gigi, non, non hai i versi da come di consueto che ti fa mettere. Li faccio io. Daniele, ma li fa direttamente Giulia, ti risparmi anche il lavoro. Cosa vuoi di più? E diciamo che bisogna fare un pochino anche attenzione alle loro articolazioni, soprattutto se per caso non sono perfettamente in appiombo, quindi possono avere le zampe a botte piuttosto che i vaccini, e possono avere qualche problematica. Quindi che vanno verso l'interno, verso l'esterno. Sì, di solito più verso l'interno. Tipo dei torelli, per capirsi, messi, sì, tipo sì, botte, sì, chiaro. Bisogna fare soprattutto attenzione. Un consiglio che io do, di solito non ci si pensa mai molto, spesso si dice di portare fuori il cane, soprattutto d'estate, quando è smesso il caldo, quindi quando tramonta il sole. Aspettate ancora un pochino, perché se voi avete idea di quanto possa essere basso un carlino, che quindi vuol dire due spanne a dire, sì, tanto, sì, un 30 centimetri, dopo che il sole va via, l'asfalto rilascia tutto il caldo, quindi anche quello può essere pericoloso. È capitato, vero, di dover soccorrere, sì, un carlino, ma mi hanno detto: ma no, ma noi siamo usciti che il sole non c'era più. Sì, c'era l'asfalto che era a 50 gradi e lui ovviamente ha, sì, quello è praticamente, ha tirato su tutti comunque tutto il caldo che c'era, da sì, per terra. Quindi sì, grandi passeggiate all'aria aperta, con calma. Ecco, evitate l'asfalto, sicuramente se andate nell'erba. Diciamo che non sono i cani meglio, specifici per agility, questo diciamo, no, perché non sono dotati di particolare grazia o velocità nei movimenti, anche se però sono cagnolini che sono assolutamente molto attivi. Come dicevo prima, abbiamo una collega, Marcella, che vive con tre carlini che sono coinvolti in attività di pet therapy, uh-huh, e sono molto molto bravi e assolutamente, sì, calati nel ruolo. Sono quasi ridicoli, perché poi loro vanno in giro tutti e tre insieme, hanno tutti la stessa faccia, sembrano dei soldatini, sono spettacolari. Sì, perché hanno questo atteggiamento, questa andatura un po' rigidina, no? Sì, il carlino come un tutti po'... i piccoli, tendono a essere un po' impostati, sì, no? Sono tutti vari rumori e varie facce. Soldatini, poi, esatto. Poi la cosa molto tipica prima, spesso è che i proprietari dei carlini ne hanno più di uno. Io quasi tutti i miei clienti hanno più di un carlino, vabbè, perché sono tascabili, sono belli, quasi, sono tascabili, poi anche. Poi sono molto gentili e vi dico, sono dei gran cagnolini, nel senso sono veramente veramente in gamba. Ogni tanto c'è qualche soggetto che è un attimino esuberante, quindi in questo momento sto lavorando con qualcuno che mi sta facendo un po' disperare, però sì, ce n'è, e sì, decide di fare cose così, inventandosi, corre come un matto, salta come anche mai, e tutte varie cosa cose. Una cosa un po' anomala, appunto. È un po' anomala, sì, soprattutto perché un carlino di solito è abbastanza noto per la sua pacatezza, o comunque per... prendere in considerazione molto il proprietario prima di prendere iniziative, invece questi due no, sono un attimino, stanno migliorando molto, però ce n'è ancora un po' da fare. Sono anomali. Sono piccoli cani, appunto, spesso sono ritenuti anche cani da bambini. Io tremo sempre un po' quando si danno queste definizioni, perché appunto sempre dipende molto dal soggetto, soprattutto se è un cane molto buono, soprattutto se è un cane molto paziente. Il rischio è sempre quello che si vada ad esagerare. Sicuramente la mole piccola va a loro favore, nel senso, sì, che difficilmente potranno fare male volontariamente, esatto, anche soltanto, sì, saltando, spostandosi e tutto il resto. Quello sì. Bisogna sempre molto bene considerare il contesto, insomma,
anche prima di prendere un cane per un bambino, diciamo che bisogna considerare di allargare la famiglia, tra cui vengono compresi anche i bambini, perché comunque poi l'impegno e la gestione è quasi esclusivamente riferita ai genitori, perché dei bambini, dei ragazzini fino a 15-16 anni non hanno proprio le competenze per potersi prendere il ruolo di essere... No, ma poi non hanno la costanza, perché insomma la giovane età li porta anche ad troppe essere... cose che cambiano. Se pensate che una vita media di un cane di 10-15 anni, se lo prendete con un bambino che ha 10 anni, il cane ci sarà fino ai suoi 20-25, insomma, insomma quante cose sono cambiate nel frattempo. Direi tante. Quindi io direi che più sei o meno abbiamo detto tutto. Sei stata abbastanza esaustiva, hai detto praticamente tutto. Sì, hai parlato dello standard, hai parlato delle sue caratteristiche caratteriali, hai fatto qualche esempio, hai fatto insomma giustamente hai dato le tue come dire i tuoi consigli del caso, quindi credo che Daniele non avrà nulla da ridire su come o hai al massimo fatto... se qualcosa ce l'aggiunge settimana prossima, magari lui ne conosce qualcuno in più o magari ha qualche cosa specifica sull'esposizione o qualche cura sul mantello, sì, ad esempio essere. Che io che passo tranquillamente a lui. Penso certo. Che se vedesse la mia barboncina come è tosata adesso potrebbe rabbrividire, però non glielo diciamo. No, va bene, comunque appunto se ci sarà qualcosa da aggiungere da questo punto di vista, da un punto di vista quindi estetico, di cure, specialmente per magari il discorso esposizione e tutto quanto, sicuramente farà una piccola aggiunta a Daniele. Quindi questa è stata appunto la razza di oggi, il Carlino. Settimana prossima, ve lo anticipo subito, avremo lo Sharpei, e se tutto fila liscio ce l'avremo anche in studio, che è bellissimo. Ho lo una Sharpei. Collega con uno Sharpei. Ecco, allora vedi, allora ce l'avremo sicuramente, perché so che anche Daniela ha dei clienti con gli Sharpei, quindi settimana prossima particolarissimi ci organizzeremo, particolarissimi, è vero, molto belli, però bisognosi carattere. Anche di tante cure proprio per le pieghe. Per queste pieghe che hanno, insomma, occhi, vanno pulite, lacrimazione, sì molto impegnative. Ne parleremo settimana prossima. L'argomento della prossima settimana lo stiamo ancora valutando, perché abbiamo un po' di, come dire, un po' di idee, quindi stiamo un attimino valutando. Io vorrei parlare di accoppiamenti, mi piacerebbe iniziare a parlare del tema accoppiamenti, quindi partire proprio, come dire, dall'inizio, quindi quando accoppiare dei cani, come effettuare le scelte, fino a poi a parlare ovviamente di quando poi la femmina rimane gravida, quindi parlare poi della gestazione, di come, quindi sarà un argomento che ci porteremo per più puntate. Credo che alla fine la scelta cadrà su questi argomenti, appunto, settimana prossima. Poi tra poco ci sarà anche il parto della cagnolina di Daniele, che mi ha mandato ieri la lastra, esatto, in cui non si capisce niente. Non si capisce niente. Se indovini quanti sono, vinci un premio. Cioè, 4 sicuro, di più può essere, sono tutti incartocciati uno sopra l'altra, devo guardarla bene grossa al computer perché dal telefono vedo poco. Oddio, chissà, infatti, posso immaginare. Allora, quindi questo è quanto, settimana prossima sempre nuovo argomento, rimanete sempre con noi. Adesso leggo un altro messaggio che ci è arrivato, prima poi di chiudere, salutare e ricordare soprattutto una cosa molto importante. Leggo: ma che cosa succede alla frequenza? Sono 7 giorni che non si sente, zona Barzano, provincia di Lecco, fate qualcosa, si è sempre sentita. Ciao da Vin Levis. Niente, non ci stanno sentendo lì in quella provincia lì. Guarda. Riferiremo. Che ti dobbiamo dire? Esatto, riferiremo. Può capitare comunque, perché teniamo sempre conto c'è che... C'è stato anche tanto vento, io adesso non vorrei dire, esatto. Però in pieno centro di Milano sono caduti degli alberi, quindi magari può anche essere che... un po'... Esatto, che il segnale a volte sia un po' così. Sicuramente riferiremo agli uffici di competenza e faremo dare un occhio cosa sta succedendo lì in provincia di Lecco. Allora, appunto, la cosa che ci tenevo a ricordare, anzi, più che altro a dare questa informazione, non tanto a ricordare, è che c'è un canile proprio in Brianza che è un po' poco conosciuto, è un canile che si trova a Lissone, e ci tengo appunto a darvi il sito di questo canile per farvi fare un attimino un salto a guardare di cosa si occupano, insomma, i vari soggetti che hanno lì pronti per le adozioni, andarci magari anche di persona possibilmente, perché è un canile appunto poco conosciuto, ma che
lavora molto bene, quindi ci sono molti volontari che prestano appunto il loro servizio in canile, però ahimè c'è un po' poco hanno un po' poco visibilità, un po' poca visibilità, esattamente, quindi ci tenevamo a lasciare questo link, quindi fateci un giro mi raccomando, che è www.portamicontè, ovviamente tutto attaccato, .org, e per chi appunto non lo sapesse a Lissone c'è questo canile, quindi andate a dare uno sguardo, magari andare di persona. E come sempre vorrei anche ricordare soprattutto ai ragazzini giovani, quelli che magari vorrebbero avere degli animali in casa, soprattutto magari cani, e i genitori gli negano questa possibilità, probabilmente anche con delle motivazioni valide, cioè mancanza di tempo, mancanza di spazio, quindi piuttosto che prendere un cane e poi farlo vivere in qualche modo o peggio portarlo a casa e dopo qualche mese o dopo un anno di vita darlo via, è meglio non prenderlo. Quindi assolutamente sono pro, e anche Giulia che annuisce con la testa, ovviamente questi genitori che preferiscono fare una scelta di questo tipo, quindi vietare, e come poi spesso ti dicono, no, a me capitava così perché anch'io purtroppo ho avuto dei genitori che non mi hanno mai concesso di portare anch'io a casa, mi sono rifatta dopo, mi diranno però. Ecco, mi dicevano, io mi ricordo che mi dicevano: quando te ne andrai di casa, quando ti sposerai e avrai casa tua, ti prenderai gli animali che vuoi. Esatto, ecco. E quando io sono uscita di casa ed è arrivato il mio primo cane, mio papà ha detto: bene, se tu vuoi torni, ma il cane no. E quindi ecco, ovviamente non c'è poi stata una seconda chance, una seconda opzione, perché ovviamente io ho deciso di stare col mio cane. Ecco. Però appunto quello che volevo dire era, quindi dove volevo arrivare, al fatto che siccome ci sono tanti ragazzi giovani, ragazzine e ragazzine che appunto non hanno la possibilità al momento di avere dei cani a casa, possono prestare servizio volontario in canile. Quindi informatevi con i vostri, nel vostro comune, fate delle telefonate. Se avete del tempo libero, e sicuramente ne avete, perché voglio dire, la scuola non vi occupa, no? Tutta la giornata, magari anche solo una volta a settimana, perché no? È un modo per stare a contatto con gli animali che tanto vi piacciono, ed anche per, insomma, dare un vero e proprio servizio, perché nei canili, in queste strutture, c'è sempre bisogno di tanti volontari. Estate, in cui magari poi ci sono i turni delle vacanze, aumentano assolutamente il resto. Ci sono, cioè ovviamente è come dire, è un lavoro, non pensate di andare lì e divertirvi e basta. Si fa, se non erro, si fa a giro, come dire, cioè la volta che si va in canile e si portano fuori i cani, quindi si fanno, sì, poi dipende dai canili, di solito prima c'è un periodo di formazione, perché poi ovviamente c'è, ogni cane che ha le proprie caratteristiche, magari ovviamente sì, anche vive più o meno bene l'inserimento in canile. Assolutamente. Tutto il resto. Quindi, insomma, informatevi grazie al vostro magari comune di residenza, chiedete informazioni, utilizzate internet che lo sapete usare meglio di noi, e cercate qual è il canile più vicino a voi, dove riuscire magari anche solo una volta a settimana, anche solo un'ora, ad andare a prestare volontariato. Vedrete che sarà uno scambio reciproco, no? Voi farete del bene alla struttura, ai vari cani, tutto quanto, e automaticamente tornerete a casa arricchiti da questa giornata. Questo è quanto, io vi saluto, ovviamente, quindi Serena Bassi vi saluta, ovviamente salutiamo anche la nostra carissima Giulia per la puntata di oggi, che è tutta stata sulle sue spalle, diciamo così, per la mancanza di Daniele in giro per il mondo per le sue esposizioni cinofile. Salutiamo e ringraziamo anche Gigi Guanzirali in regia, e vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre come tutti i giovedì dalle 13 alle 14.30 su Radio Milan Inter, per una nuova puntata di Quattro Zampe Mi Piace. Ma adesso rimanete con noi, perché le 15 inizia C'era una volta Orei con Tommaso Lavizzari, Simone Salvi e sempre il nostro